Siamo all'ingresso di quello che è candidato a diventare il polo di edilizia d'Abruzzo. Siamo con Gianni Cirillo, il presidente dell'ESCPT della provincia dell'Aquila. Siamo all'ingresso di un cantiere, di un grande cantiere, che è comunque in via di finitura, di realizzazione. Che cosa troviamo ora all'interno di questo cantiere? All'interno di questo cantiere troviamo un grosso edificio adibito a uffici e a scuola, scuola edile, proprio per insegnare le nostre maestranze, ma un po' a tutti chi ha voglia di apprendere rispetto al mondo dell'edilizia e al mondo della tecnologia in generale applicata all'edilizia e a tutto quello che ci circonda. Poi abbiamo su una foresteria composta da 6 appartamenti che è a servizio degli utenti della scuola stessa. Tanti progetti, ha parlato infatti di studenti, ha parlato di utenti della scuola, ma ha parlato anche di un pubblico vario che possa utilizzare questa struttura nel momento in cui sarà conclusa. Quali sono i progetti che attualmente sono in vigore per consentire appunto l'apertura di questo polo dell'edilizia d'Abruzzo? Sì, lei dice bene, perché noi per attuare un po' le indicazioni delle parti sociali, ossia dell'ANCE e dei sindacati, perché io ricordo che tutto questo che si vede è di proprietà dell'ANCE e dei sindacati CGIL e CISL e UIL, si è partiti chiaramente dal nostro oggetto sociale, che è quello di formare i dipendenti delle nostre aziende edili. Però il mondo va avanti e vogliamo, come diceva lei prima in premessa, diventare un po' il centro della formazione per l'Abruzzo, non solo sull'edilizia ma su tutto quello che gira intorno ad esso. Abbiamo fortemente bisogno di imprese competitive. La competizione delle aziende la fa la formazione dei propri dipendenti. Abbiamo messo in campo tutta una serie di corsi, oltre quelli per la sicurezza, perché questo è un centro per la sicurezza. Noi col CPT facciamo tantissima sicurezza all'interno dei nostri luoghi di lavoro e dei nostri cantieri. Abbiamo messo quindi e facciamo sempre i corsi, quelli inerenti alla legge 81, però stiamo un po' spaziando rispetto a una serie di esigenze che le imprese ci segnalano, che il mondo del lavoro ci segnala.